Secondo lei, possiamo paragonare la voglia di James di essere diverso dalla società che lo circonda allo spirito emozionale dei giovani che hanno cavalcato la primavera araba? Beh, io penso che quello che ha in testa questo nostro protagonista siano le stesse cose che hanno i ragazzi di tutto il mondo, non c'è differenza tra un ragazzo di New York come James, uno come quelli famosi che hanno alimentato, hanno acceso la miccia nella primavera araba, o anche i ragazzi italiani. Ma direi che oggi, rispetto agli adolescenti, c'è un elemento in più che li accomuna a tutti noi adulti, che tutti noi non siamo contenti di quello che abbiamo di fronte. Il mondo sta veramente andando a rotoli, siamo vittime dei banchieri, degli strozzini, cioè di gente a cui non gli frega niente delle condizioni umane delle persone. Quindi i ragazzi che avvertono sulla propria pelle ancora di più degli adulti, perché se un genitore non ha i soldi, i figli ne ha ancora di meno, sono un po' la spia luminosa di un disagio ormai popolare, collettivo, che sta infiammando tutto il mondo. Però detto questo, il nostro film non è un film politico, io non ho voluto fare un film di questo genere, è un film anche molto solare, perché tutto sommato questo ragazzo, attraverso anche gli errori che commette, indica una strada, che è quella di non volere perpetuare lo stesso mondo. Poi quello che sarà domani nessuno lo può sapere, però intanto già sapere che questo non va bene è una cosa importante. Il protagonista ha un rapporto conflittuale con le figure familiari, ad eccezione della nonna. Cosa è andato storto secondo lei nel modello educativo dei 40-50 anni di oggi? Ma io posso parlare del nostro racconto. Cioè, quello che va storto rispetto ai genitori di questo ragazzo è la loro incapacità di accettarsi per quello che sono. Per esempio, il padre è un avvocato di successo newyorkese, non prende atto che si deve invecchiare e quindi si ritocca gli occhi, esce con le ragazzine, cioè vorrebbe essere un sempre giovane. La madre non prende atto di che cos'è realmente un rapporto d'amore, quindi si sposa in continuazione per poi abbandonare addirittura il terzo marito in luna di miele a Las Vegas. Allora, di fronte a dei modelli così è chiaro che un ragazzo non può che rifiutarli, e quindi il nostro James vuole andare il più lontano possibile da questi modelli. Poi, essendo un ragazzo molto sensibile, intelligente e anche compassionevole nei confronti dei genitori, e quindi ha un rapporto anche, direi, amorevole, che è un po' l'opposto, cioè mentre i genitori si dovrebbero occupare di lui, è lui che si occupa di loro. Ecco, è un po' quello che succede in tantissime famiglie anche italiane. Il suo film è una coproduzione italo-americana. Al di là dell'ambientazione, ritiene di essere sfuggita agli stereotipi del cinema italiano degli ultimi decenni, avvicinandosi a contenuti e linguaggi riconoscibili anche da un pubblico lontano dalle nostre coordinate geografiche? Ma guardi, io penso che questo... Io, a parte che ho fatto già un altro film in America alcuni anni fa, che era un thriller con Harvey Keitel e il leader dei Sex Pistols, Johnny Rotten, quindi poi ho vissuto a lungo negli Stati Uniti, quindi un po' paese lo conosco, ma io credo che il cinema non abbia, quando uno spettatore è di fronte a un film, il rapporto tra lui e lo schermo trascende le nazionalità, cioè è quasi senza senso dire film italiani, film americani, film francesi, cioè un film è una storia e può benissimo essere raccontata da un arabo ed essere americana, oppure da un americano ed essere egiziana, per dire. Del resto io cito sempre il più bel romanzo, secondo me, scritto sull'America, l'ha scritto uno che non è mai stato in America, Kafka, che ha scritto un romanzo che si chiamava America ed è veramente un quadro stupendo dell'America dei suoi tempi, eppure lui non sapeva neanche che cos'è fosse l'America. È un paese immaginario, io penso che l'America è un paese talmente fantastico, talmente nei nostri sogni, nelle nostre idee, che chiunque può raccontare una bella storia americana. L'adolescenza come età di mezzo, come un momento di passaggio, di trasformazione, perché l'affascina tanto ciò che non è definito? Ma perché l'adolescenza, a parte che è uno stadio che tutti gli uomini e le donne devono passarci, secondo me la cosa bella dell'adolescenza che gli adulti non capiscono è la confusione. Ed è proprio dalla confusione che si può crescere. Infatti questo tentativo di criminalizzazione dei ragazzi che c'è da parte degli adulti di tutto il mondo è proprio il non volersi confrontare
con uno stato di incertezza che però è il prodromo per crescere. E quindi secondo me è bello raccontare questo tipo di storie.